L'aspetto importante del progetto che l'Aeronautica Militare sostiene è un progetto in cui vogliamo creare e dare la possibilità di un monitoraggio delle funzioni nervose non solo nei pazienti che affrontano un intervento neurochirurgico, in cui ovviamente il rischio neurologico è fondato e possibile, ma anche a quei pazienti, tutti pediatrici, che possono avere in corso di un intervento una problematica neurologica. Grazie alla donazione dell'Aeronautica Militare Italiana siamo riusciti ad inserire nel nostro armamentario due apparecchi per il monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio. Sono due apparecchi di nuova generazione, quindi che rispetto alle apparecchiature di vecchia concezione ci permettono di ottenere dei potenziali di maggior definizione e di poter esplorare anche delle aree del sistema nervoso che non potevano essere valutate con le apparecchiature di vecchia generazione. Tra tutti questi strumenti è fondamentale anche il terzo apparecchio che l'Aeronautica Militare ci ha fornito, ovvero un sistema di aspirazione a ultrasuoni, particolarmente sofisticato, utile, che può essere utilizzato non solo in ambito neurochirurgico, ma anche in altri ambiti, come la chirurgia epatica, piuttosto che la trapiantologia. Quindi tutti questi elementi vedono come il contributo dell'Aeronautica Militare non solo ricade sulla neurochirurgia, ma proprio sull'intero ospedale. Un dono dal cielo è veramente un dono dal cielo, perché permette finalmente la realizzazione e la prosecuzione di questo progetto. Per cui noi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e in particolare la neurochirurgia e tutti coloro che usufruiranno di questo servizio ringraziano appunto l'Aeronautica Militare per questo importantissimo sostegno.